Ok, ci siamo. Io tolgo il video e resto in audio e vi seguo. Presidente, quando vuoi puoi iniziare. Va benissimo, la ringrazio, dottore. Pietro, ciao. Salve. Ciao. Allora, iniziamo. Buonasera e benvenuti. Si dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica con accesso da remoto. In prima convocazione oggi, 25 gennaio 2021, ore 18:20. Si passa all'appello da parte del segretario comunale. Marcucci Angelo Francesco. Sì, presente. Cirillo Pietro. Presente. Fedone Diego. Presente. Millano Giuseppe. Presente. De Marco Armando. Mongillo Antonio. Presente. Presente. Biondillo Francesco. Presente. Della Rocca Antonio. Presente. Riccio Pasquale. Presente. Assente. Del Santo Maria. Assente. Di Leone Antonio. Esposito Antonello. Presente. 11 presenti. Ok, consiglieri presenti 10 più il sindaco, quindi 11. Si dichiara raggiunto il numero legale. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono stati regolarmente depositati ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Si passa al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali, seduta precedente. Chiedo ai consiglieri se ci siano osservazioni ai verbali depositati. Bene, accertato che non ci sono osservazioni, si vota per appello nominale. Sindaco Angelo Francesco Marcucci. Sì. Favorevole. Approva. Consigliere Civitillo Pietro. Mi astengo in quanto non ero presente alla seduta precedente. Consigliere Biondillo Francesco. Favorevole. Consigliere Della Rocca Antonio. Consigliere Della Rocca Antonio. Favorevole. Favorevole. Ok. Consigliere Villano Giuseppe. Favorevole. Consigliere Riccio Pasquale. Favorevole. Consigliere Pedone Diego. Favorevole. Consigliere Mongillo Antonio. Favorevole. Consigliere Esposito Antonello. Favorevole. Mi sa che è pervenuta anche il consigliere Del Santo. Sì. È presente anche il consigliere Del Santo, quindi chiedo al consigliere Del Santo se è favorevole all'approvazione dei verbali della precedente seduta. Favorevole. Consigliere Di Leone Antonio. Favorevole. Il sottoscritto è favorevole. Quindi con voti 11 favorevoli. Uno astenuto, si dichiarano approvati i verbali della precedente seduta consiliare,
del 30 dicembre 2020, recanti i numeri 21 e 28. Scusate, 28 e 29, mi correggo. Pertanto passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione PEF Tari anno 2020. Il sindaco ci illustrerà la proposta. Buonasera, benvenuti a tutti passiamo all'unico argomento all'ordine del giorno, un argomento obbligatorio da approvare onde evitare delle sanzioni che ci possono venire, perché dobbiamo tener conto che tanta burocrazia poi va rispettata e la dobbiamo mettere in esercizio. Diciamo che l'ente territorialmente competente, quindi il comune, ha il compito di integrare il piano economico finanziario con i dati relativi alla gestione delle tariffe e al rapporto con gli utenti, validato e trasmesso all'ARERA. Questo piano è in realtà viene sviluppato sulla base di elementi che le ditte addette alla raccolta rifiuti, che prima era Nova Ecology SRL e poi successivamente l'Econova SRL, avrebbero dovuto fornire dei dati in base ai quali realizzare questo piano finanziario. La prima ditta, Nova Ecology SRL, avendo chiuso il rapporto con il comune, si è rifiutata di dare questi dati, e la nuova ditta Econova SRL non ha fornito questi dati. E allora c'è stata una situazione un po' di difficoltà, ma in mancanza il comune poteva tranquillamente realizzare e redigere il progetto. C'è stata esigenza e necessità di rivolgerci a un'agenzia competente che ci ha fornito i dati per poterlo realizzare. C'è una scheda economica allegata che va un poco interpretata perché è piuttosto tecnica, ma vi garantisco che il servizio che è stato affidato a una nuova ditta, perché c'è stata la gara a scadenza di contratti precedenti e quindi c'è una nuova ditta che dovrà rispettare il capitolato che è stato alla base della gara. Quindi questo che noi andiamo ad approvare stasera non è altro che un elemento obbligatorio che correda in qualche modo il lavoro della raccolta rifiuti, ma non comporta nessun problema né di variazione rispetto a quando noi siamo tenuti a pagare e né crea delle difficoltà sulle tariffe da applicare alla cittadinanza. Quindi un puro atto così burocratico che però si basa sugli elementi certi che si sono dovuto prendere e attingere senza il supporto delle ditte che avrebbero dovuto farlo, ma con il supporto di un'agenzia che è esperta in questi progetti, in questi piani, è stato possibile da parte del settore amministrativo provvedere a tutto ciò. Quindi io vi invito ad approvare, quindi dare atto che con determinazione del numero 8 del 18.121, avendo ad oggetto approvazione proposta di predisposizione del piano economico e finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020,
da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva di delibera ARERA numero 443-2019, validazione del piano economico e finanziario del Comune di Alvignano secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti, MTR, dall'ente territorialmente competente, ETC. La documentazione di cui al punto precedente è stata oggetto di validazione e approvazione da parte dell'EDA di Caserta. Quindi di dare atto che con questa determinazione, approvazione proposta di predisposizione del piano economico e finanziario corrispettivi del servizio integrale dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva, quindi validazione del piano economico e finanziario del Comune di Alvignano, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti, dall'ente territorialmente competente, e quindi sono state apportate da parte dell'ERA di Caserta le rettifiche. E quindi prendere atto che non risulta necessario applicare per il triennio 21-23 il conguaglio di cui all'articolo 107,5 decreto legge 18-2020. E quindi di trasmettere questo provvedimento all'EDA per gli adempimenti di competenza e dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica. Questo è quanto. Nello specifico tecnico è un fatto che l'ufficio amministrativo ci ha lavorato, ripeto, col supporto di un'agenzia specifica in merito. Posso aggiungere una cosa, Presidente? Sì. Allora, il sindaco ha indicato questo passaggio che la ditta che avrebbe dovuto fornirci i dati non ce li ha forniti e quindi, come previsto stesso dalla delibera ARERA, l'ufficio ha attivato una procedura di segnalazione, perché altrimenti sarebbe troppo comodo per la ditta sottrarsi ad un adempimento. Il fatto che non abbia fornito i dati ci ha costretto a dover percorrere altre strade. Quindi noi abbiamo segnalato all'ARERA che la ditta è stata inadempiente e poi sarà l'autorità a verificare se andranno o meno applicate delle sanzioni. Quindi la procedura ha seguito tutte le previsioni imposte dall'ARERA, compresa appunto questa segnalazione per un mancato adempimento della ditta affidataria. Ringraziamo il segretario comunale. Chiedo. Volevo solo aggiungere, prego, Presidente, scusa. E questo è il motivo per cui siamo con qualche giorno di ritardo, perché abbiamo avuto difficoltà oggettive e quindi fare richiesta, aspettare risposte, le risposte prima, diciamo in termini verbali favorevoli, poi nulle e quindi sfavorevoli, ci ha portato a questo ritardo, ma appena pronto diciamo il piano abbiamo preferito fare un consiglio sia pure specifico onde evitare ulteriori ritardi e non incorrere in sanzioni. Grazie. Ringraziamo il sindaco. Prende la parola il consigliere Del Santo. Buonasera a tutti. In effetti quello che voi e che ci fa piacere che stiamo chiamare alla perfezione un servizio, deve essere dato un servizio perfetto ai cittadini. E soprattutto dobbiamo anche tutelare gli operai che attualmente stanno lavorando con questa ditta. Ecco, ci fa immensamente piacere anche questo. Anzi, chiediamo al sindaco se possiamo avere un incontro con questa ditta e magari venire anche qualcuno di noi a partecipare a questo incontro. Grazie. Ringraziamo il consigliere Del Santo. Chiedo se ci siano altri interventi. Vorrei rispondere alla consigliera Del Santo che sicuramente avremo un incontro di coordinamento e di organizzazione del lavoro. Covid permettendo, insomma, con tutte queste riserve che ci sono, però lo faremo e saremo anche esigenti. Io un anticipo gliel'ho fatto perché mi sono trovato nell'organizzazione del passaggio tra le due ditte, quella uscente e quella subentrante, che piglierà servizio il 1 febbraio, dove sono stato molto
determinato e chiaro. Se ci saranno delle mancanze rispetto al capitolato, sarà addebitato con riduzione del pagamento delle mensilità. Quindi gliel'ho detto alla ditta, stiamo attenti perché non transigo, cominciamo col piede giusto, speriamo che sia così. Avremo modo di fare un incontro più allargato, più puntuale, semmai anche sulla base dell'esperienza che loro cominceranno a fare nel lavoro, diciamo che inizierà il 1° febbraio a cura di questa nuova ditta, si renderanno conto e noi metteremo in evidenza anche qualche carenza o qualche problematica che verrà fuori durante l'esperienza di lavoro. Sicuramente. Perché con noi ci fa immensamente piacere e quindi bisogna migliorare sempre di più. Grazie. Va benissimo. Prego, consigliere Esposito. Buonasera, grazie Presidente. Sì, buonasera. Sottoscrivo le parole del consigliere Del Santo, anche della segretaria, nonché del sindaco. Volevo solo precisare, leggendo il corpo della delibera, siamo portati a votare favorevolmente questa delibera, anche perché abbiamo notato che oltre che ad essere provvedimenti necessari da adottare, abbiamo visto che non vi saranno incrementi dei corrispettivi né tantomeno adeguamenti degli stessi all'inflazione. Questo ci fa piacere, così come sindaco ci farebbe piacere davvero un confronto con la nuova ditta proprio per una migliore organizzazione territoriale che rispetti le condizioni lavorative dei dipendenti, magari non solo dividendo a giorni ma anche a fasce orarie e soprattutto le esigenze dei dipendenti. Questo, ahimè, mi dispiace dirlo, ma qualche strada è stata un po' abbandonata, recuperata, ma abbandonata, diciamo così, nell'immediato. Grazie, Presidente. Grazie a voi, consigliere Esposito. Volevo aggiungere... Prego, sindaco, prego. Sì. Sì, grazie, consigliere Esposito. Sì, in questi ultimi giorni la ditta uscente ha lasciato qualche, diciamo, ha avuto qualche carenza e ha lasciato qualche situazione problematica, diciamo urgentemente ripresa e recuperata, però con qualche difficoltà. Erano alla chiusura, l'abbiamo anche un po' come dire accettata, sia pure a malincuore, con diciamo intervento di recupero forzato, perché quando ho saputo di problematiche o di situazioni carenti sono intervenuto immediatamente e hanno recuperato. Però ecco, questo non deve succedere. Noi teniamo anche tra i lavoratori degli alvignanesi, persone che conosciamo, che fanno bene il loro lavoro, che sono, diciamo, conoscitori del territorio e delle problematiche del territorio. Assieme a loro noi dobbiamo puntare a far sì che la ditta, questa nuova ditta, non crei nessun problema ai cittadini. Però dall'altro lato voglio approfittare per dire ai cittadini: cerchiamo anche noi di essere un po' più puntuali, di essere più rispettosi, diciamo, degli orari, più rispettose delle giornate a secondo delle, dei ritiri delle, dei vari materiali, e soprattutto quello che si nota è che a volte chi non dovrebbe consegnare l'umido forse poi lo consegna o qualche volta lo disperde. Questo non dovrà capitare perché saremo attenti e interverremo in maniera determinata. Non può essere. Noi spendiamo tanti soldi per la raccolta, cerchiamo di essere attenti a tutto quello che succede. I cittadini, ecco, è un invito, è una esigenza questa che ciascuno di noi faccia al meglio questo, diciamo, questa consegna, in maniera che da un lato facilitiamo, dall'altro lato risparmiamo
dall'altro ancora teniamo un paese più ordinato e pulito. Grazie. Grazie, si dichiara chiusa la discussione. Si vota per appello nominale l'approvazione del PEF Tari. Sì, favorevole io. Pronto? Presidente, adesso è disattivato. Quindi mi avete sentito? Si vota? No. Sì, sì, no. Allora, si vota per appello nominale l'approvazione del PEF Tari anno 2020. Sindaco Angelo Francesco Marcucci. Favorevole. Consigliere Della Rocca Antonio. Favorevole. Consigliere Civitillo Pietro. Favorevole. Consigliere Biondillo Francesco. Favorevole. Consigliere Villano Giuseppe. Favorevole. Consigliere Riccio Pasquale. Favorevole. Consigliere Pedone Diego. Favorevole. Consigliere Mongillo Antonio. Favorevole. Consigliere Esposito Antonello. Favorevole. Consigliere Del Santo Maria. Favorevole. Consigliere Di Leone Antonio. Favorevole. Il sottoscritto favorevole. Con voti favorevoli 12 si dichiara all'unanimità approvato il piano economico finanziario della Tari per l'anno 2020, composto dal PEF 2020 allegato 1, dalla relazione di accompagnamento allegato 2 e dalla dichiarazione di veridicità allegato 3. Si vota per appello nominale l'immediata eseguibilità della delibera, data l'urgenza. Sindaco Angelo Francesco Marcucci. Favorevole. Consigliere Della Rocca Antonio. Favorevole. Consigliere Biondillo Francesco. Favorevole. Consigliere Villano Giuseppe. Favorevole. Consigliere Riccio Pasquale. Favorevole. Consigliere Pedone Diego. Favorevole. Consigliere Mongillo Antonio. Favorevole. Consigliere Esposito Antonello. Favorevole. Consigliere Del Santo Maria. Favorevole. Consigliere Di Leone Antonio. Favorevole. Il sottoscritto favorevole. Presidente, avete dimenticato il vice sindaco. Ah, mi scusi, consigliere Civitillo Pietro. Favorevole. Va benissimo, grazie. Con voti favorevoli 12 all'unanimità dei componenti si dichiara la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 decreto legislativo 267 del 2000. Chiedo al sindaco se vuole salutare la cittadinanza e poi dichiariamo chiusa la seduta. Profitto per dire che siamo stati costretti oggi e pure domani a tenere chiusi gli uffici comunali per opportunità di sanificazione degli uffici. La sanificazione è stata svolta stamattina verso le ore 9:30. Teniamo chiusi gli uffici, abbiamo aperto solo l'aula consiliare per tenere il consiglio, in quanto il presidente giustamente doveva presiedere nel. Saranno, diciamo, aereati e puliti domani in mattinata, per cui teniamo anche chiusi gli uffici domani. È saltato il collegamento. Va bene, si vede che è saltato il collegamento, presidente. Va bene, saltando il collegamento.
posso aggiungere anch'io una cosa? Breve? Prego, prego segretario, prego. Allora, mi voglio agganciare a quello che stava dicendo il sindaco, cioè che oggi abbiamo svolto questa attività di sanificazione. Questo vuol dire che purtroppo siamo ancora in un momento in cui la pandemia comunque è in pieno corso, quindi avrei chiesto al sindaco di rivolgersi ai cittadini per dire di limitare quanto più possibile, ma nell'interesse ovviamente di tutti, gli accessi agli uffici comunali. Ovviamente se si tratta di questioni indispensabili siamo qui e siamo a disposizione. In caso contrario, di utilizzare i canali differenti, a cominciare da una telefonata, da un'email, da una PEC, tutto ciò che può essere risolto non in presenza, cercare di continuare su questa strada che purtroppo è un sacrificio per tutti, ma fino a quando la situazione non si rasserena è anche a tutela di tutti. Quindi questo era, diciamo, il mio pensiero, se può essere condiviso anche dall'amministrazione, ecco. Sono stato disconnesso, non vi ho sentito. Insomma, c'è bisogno ogni tanto, gli uffici sono frequentati, è necessaria a tutela sia dei dipendenti sia di tutti i cittadini di poter essere più tranquilli, venire senza rischi con il termoscanner che funziona, in maniera tale che ci tuteliamo quanto più è possibile. Non siamo usciti da questa emergenza, anzi, mio parere, qui pare che le cose dilagano in maniera incontrollata. Solo il vaccino, sperando che non tardi ad arrivare per la maggioranza delle persone, è solo così, io credo, che ne possiamo uscire. Anche quando stiamo bene, riteniamo di non avere nulla, di essere intoccabili, proprio allora potremmo essere fragili e potremmo essere vulnerabili. Perciò un appello accorato, stiamo attenti, usciamo solo per le cose indispensabili, usciamo attrezzati di mascherina e anche di guanti se il caso, cerchiamo di tenere le distanze dovute. Io sono stato sollecitato per il mercato fino adesso, mercato che abbiamo tenuto chiuso. Io sono stato, diciamo, come dire, toccato dall'esigenza dei venditori, degli operatori, però ho preferito. Non avevamo aperto le scuole e io aprivo il mercato. Il mercato, vuoi o non vuoi, crea sempre una sorta di assembramento. Nonostante il provvedimento di dividere l'area mercati in due, gli alimentari da un lato e tutto il resto all'altro lato, in maniera da creare maggiori spazi e più possibilità di movimento senza creare troppo assembramento, ma il mercato, vuoi o non vuoi, lo crea. Per la settimana, per domenica prossima, se non avremo problematiche gravi, io sono orientato ad aprire, ma permettete, prima le scuole e poi il mercato. Che dire? Speriamo di non avere altri lutti. Grazie sindaco, prende la parola il consigliere Biondillo. Sì, volevo collegarmi al discorso della dottoressa Di Caprio e condividere a nome di tutta l'amministrazione il suo pensiero. In effetti l'appello che rivolgiamo ai cittadini e che il sindaco purtroppo non ha sentito perché era scollegato, sì, è quello di recarsi il meno possibile negli uffici comunali. Sfruttiamo al massimo la tecnologia, perché tramite la PEC, tramite una telefonata, molte volte si risolvono dei problemi e non è necessaria la presenza in loco. Quindi utilizziamo questi mezzi per quello che è possibile, poi se è necessario la presenza presso gli uffici si fa anche, però visto che abbiamo dei mezzi alternativi validi che rendono ufficiale ogni nostra richiesta, sfruttiamolo al massimo.
Grazie consigliere Biondillo, prende la parola il consigliere Del Santo, dopo chiudiamo la seduta. Grazie presidente per questa. Ci allacciamo anche noi a quello che diceva la segretaria e il sindaco, bisogna fare effettivamente attenzione, dobbiamo stare tutti attenti, diciamo evitare il possibile, quando meno è possibile andare sul comune, almeno se si tratta di qualcosa di urgente sicuramente lo si fa senza problemi, però stiamo attenti. Approfitto anche da tutti noi per dare un saluto e un in bocca al lupo a Tonino Moncillo. Auguri Tonino, che grazie a tutti, bene. Grazie del pensiero. Grazie, saluti anche a Massimo di Corvo. Massimo va meglio. Grazie. Tra poco ritorna. Sì. Speriamo. Grazie. Antonio, sta bene, noi siamo. Sì, abbastanza bene, diciamo. A posto. Vieni duro. Bene, ringraziamo tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i partecipanti alla videoconferenza del Comune del Vignano. Pertanto si dichiara sciolta la seduta del Consiglio Comunale alle ore 18:50. Buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i cittadini di Alvignano che hanno seguito. È terminata la seduta del Consiglio Comunale trasmessa in diretta. Buona serata a tutti. Ciao.